Bene ragazzi, allora abbiamo iniziato a fare l'impianto idrico, questo è il sottolavabo, abbiamo già installato diciamo il barilotto, la pompa, adesso dovremo forare per mettere il rubinetto e fare i vari allacci e vedere di andare in prova. Ci manca anche questo lavoro qui che lo faccio subito, perché se no non riesco a farlo, per poi far uscire l'acqua, cioè fare entrare l'acqua di carico anche dall'esterno. Quindi si va avanti, si va avanti. Bene, allora abbiamo fatto il suo foro per mettere il surrugato sopra, che ci metteremo, no? Per far sì che poi dall'esterno carichi l'acqua. Dopodiché posizioniamo il barilotto qua sotto e facciamo il buco lì dall'esterno, per l'esterno, e vediamo come funziona. Non sto qua a fare tutte le riprese perché abbiamo usato la tazza, con la tazza abbiamo fatto il foro qui, questo ci abita da sotto, guarnizione, dovrebbe essere a posto. Mettiamo il surrugato e poi dopo tagliamo il surrugato e facciamo la misura. Andiamo avanti. Allora, siccome la punta più lunga che io ho trovato dell'alternatore non arrivava a fare il taglio fino in fondo, stiamo facendo l'ultimo pezzettino col trapano. Certo, non sarà un bel vedere, però è l'unica maniera. Vabbè, non viene mica a coperto. Sì, da di fuori sì. Beh, da lì è... Vedete? Era un lavoro fatto così. Vediamo il risultato dopo. Allora, abbiamo messo il tubo di carico. Adesso fissiamo la pompa. Poi faremo lo sfiato. Siamo quasi alla fine, vi faccio vedere fuori come è venuto. Ecco qui, di qua c'è il carico dell'acqua esterno. E poi da qua attacchiamo subito dopo, per ultimo, il carico dell'acqua interno di qua. Adesso attaccheremo. Però prima attacchiamo tutta la tubazione. Sì. Bene ragazzi, Saverio è stanco, dorme, ha fatto la notte ed è venuto lo stesso a darmi una mano. Adesso vi faccio vedere l'impianto idrico che abbiamo fatto sotto il lavandino della cucina, passo passo come è stato fatto. Seguitemi. Allora, questa qui che vedete davanti è la botte da 50 litri. Ok? Questo qui è il surrugato che io ho messo, dove si potrà caricare, quando chiuderanno d'inverno l'acqua dall'esterno, da come se fosse un camper o un van. Ok? E lo caricherò con l'innaffiatoio o con qualche cosa, si carica sempre comunque. Di così, dove c'è il buco, poi lo topperò in qualche maniera all'interno, anche se non entrare niente, però è sempre meglio isolarlo di più. Questo tubicino qui è lo sfiato che è terminato il lavoro, però è lo sfiato che comunque dovrò fare un piccolo foro qui, lo metterò qui, è lo sfiato di carico, quando carica l'acqua esce fuori l'aria. Questo tubo qua sopra è il carico dell'acqua direttamente dal rubinetto esterno, e quello sotto è dove la pompa pesca l'acqua per portarla al rubinetto del lavandino. Di qui è dove pesca l'acqua la pompa. Vediamo se riusciamo a far vedere qua sotto qualcosa. Vediamo un attimino se riusciamo in qualche maniera. Spostiamo il tubo,
Ok, scusate un momento. Dove c'è questo flessibile invece esce l'acqua per andare al rubinetto. Il flessibile è questo qua. Questo qui che per il momento è toppato sarebbe l'acqua calda, perché sto aspettando che arriva il boiler, che poi verrà messo qua, verrà messo con un T, porterò l'acqua al boiler in modo che poi mi farà l'acqua calda qua. Ok? Questa è la potenza della pompa. E va a scaricare direttamente in fogna. In questo caso in questa maniera, ma poi dovrò inserirlo in quel buco lì. Andiamo fuori. Qui abbiamo il tappo di carico dall'esterno. E ho deciso di metterlo senza chiave, perché tanto l'acqua non me la ruba nessuno. Ok, e adesso facciamo due chiacchiere. Quindi ragazzi, mentre Saverio dorme ancora, si riposa, come ho detto prima, poverino sta facendo la notte, noi facciamo le nostre due chiacchiere. Anzi no, vi faccio vedere una cosa che me la sono dimenticata. No, andiamo a vederla. Allora, spostiamo la tendina, spostiamo questo. Ok, come potete notare c'è anche un piccolo impianto elettrico qua sotto, vedete? Questo è lo scaldatore che è staccato, non succede niente, riappoggiate e basta. Se voi notate, tutto l'impianto elettrico è sopra elevato a tutta l'acqua. Cioè, quindi anche se dovesse uscire l'acqua, l'acqua va per terra e non può bagnarmi l'impianto elettrico, quindi è in sicurezza. E adesso facciamo le nostre due chiacchiere. Beh, come stavo dicendo, l'impianto idrico è finito. Avete visto che l'impianto elettrico è tutto sopraelevato, quindi se dovesse uscire anche l'acqua, l'acqua va giù, l'impianto elettrico non viene toccato per nulla, quindi è in sicurezza. Per il momento il lavoro idrico in cucina è finito, mi manca solamente il boiler, ma basta comprare il boiler, metterlo su, lo sto aspettando, metterlo su, aggancio un T e attacco i due cavi, i due flessibili dell'acqua e sono a posto, lavoro di un'oretta neanche, se tutto va bene. Dovremmo fare impianto idrico in bagno, un po' più avanti, adesso sto cercando di capire come farlo. Questo è il tutto. Se vi è piaciuto questo video mettetemi un pollice, iscrivetevi perché tanto è gratis, vi ricordate che la pompa è 220 volts e non c'è neanche il vaso di espansione, va così. Iscrivetevi perché tanto è gratis, mettetemi un pollice, azionate la campanellina così ogni volta che ci sarà un video nuovo vi avvisa e tantissimi commenti. Io vi saluto da Vivere in Campeggio e Camper Vintage, Casetta Vintage. Ciao a tutti!